C'è qualcuno che vuole sporcare la splendida favola del Napoli. C'era una volta una norma che chiudeva i settori che si macchiavano di cori razzisti. Dove è finita? Rieccoci in studio. Fischio d'inizio. Passaggio tiro. Come sempre linee aperte, microfoni accesi, via! Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti dopo un'ora di voce di popolo. Dunque, dicevo in apertura, c'è qualcuno che vuole sporcare la splendida favola del Napoli, primo in classifica, gli azzurri lo resteranno primi ancora per due settimane prima di tornare in campo contro il Torino dopo la sosta. Napoli primo in classifica, miglior difesa, secondo miglior attacco con 18 gol dopo i 22 dell'Inter. A punteggio pieno, 7 vittorie su 7, il record in casa azzurra è di Sarri, 8 su 8, potrebbe essere eguagliato e anche superato, anche se alla nona c'è all'Olimpico Roma-Napoli. E questo punteggio pieno è un altro record degli azzurri, perché il Napoli è l'unica squadra in Europa ad aver vinto tutte le partite di campionato. Non lo ha fatto il Bayern di Monaco, primo in Bundesliga, non lo ha fatto il Chelsea, primo in Premier League, non lo hanno fatto Real Madrid, Real Sociedad e Atletico Madrid, primo in Liga, non lo ha fatto il Paris Saint-Germain, primo in Ligue 1. Insomma, un record nei record. Però noi ci interrogavamo anche su una norma federale che esisteva fino a un po' di tempo fa, fino a prima dell'avvento del Covid, che chiudeva i settori, anche con la condizionale in alcuni casi, i settori degli stadi che si macchiavano di cori razzisti. Dove è finita quella norma? 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, più tardi anche telefoni aperti, però adesso apriamo subito la serie dei nostri collegamenti con Enzo Bucchioni. Enzo, buon pomeriggio. Ci sei, Enzo? Eccoci qui. Allora, De Laurentiis vuole le multe in curva e non fa nulla per i cori contro i napoletani, scrive questo amico. E tanto per cambiare, in un momento così bello se ne esce con multe ai calciatori, per ora solo ex. Domando quanti ce ne sono ancora dell'ammutinamento. Beh, insomma, stai pensando all'ammutinamento, è un altro discorso rispetto a quello del razzismo e credo che non sia il caso di tirarlo in ballo proprio adesso. Nel frattempo però il Napoli ormai ha deciso che al prossimo coro razzista la squadra si fermerà e uscirà dal campo, non continuerà a giocare la partita. E questa minaccia del Napoli, lecita, assolutamente corretta, era stata avanzata già qualche tempo fa, prima dell'avvento del Covid. Enzo Bucchioni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti, ciao. Beh, Enzo, prima di passare all'aspetto tecnico, vorrei, insomma, tu conosci bene anche la realtà di Firenze, che cosa è successo? Perché sui cori razzisti e gli insulti razzisti nei confronti di Koulibaly, Anguissa e Osimhen alla fine della partita tra Fiorentina e Napoli, la Fiorentina ha preso le distanze, si è scusata, sta cercando di individuare insieme alla questura tramite le telecamere dello stadio i colpevoli e qualcuno forse è già stato individuato. Ci sono state le scuse anche del sindaco Nardella di Firenze. Insomma, che cosa è successo? È successo qualcosa che non vorremmo più sentire in nessun stadio del mondo. Allargo il discorso perché questo è un problema che si trascina da troppo tempo e qualche idiota barra delinquente c'è dappertutto negli stadi. L'abbiamo visto un ubriaco a Torino, ma gli ubriachi non devono entrare negli stadi. Insomma, è un problema che va risolto alla radice, perché non si può più sentire nulla di quel genere lì. Il razzismo nel 2021, ma radici culturali che devono essere ampiamente, avrebbero già dovuto essere tagliate da decenni, e purtroppo negli stadi reiteratamente c'è sempre quello. E allora qui bisogna intervenire su chi fa certe situazioni, su chi va oltre. Non voglio sapere perché, per come, non mi interessa, non lo devono fare, fine. E quindi servono norme severe sia dal punto di vista della giustizia sportiva, e vanno fatte applicare dappertutto, perché robe analoghe sono successe proprio alla Fiorentina, a Bergamo contro l'Atalanta, e hanno fatto tutti finta di nulla. E quindi nessuno deve far finta di nulla, tutti devono denunciare e i colpevoli vanno puniti dalla giustizia sportiva, dicevo,
con norme più drastiche, e anche dalla giustizia ordinaria. E in Inghilterra vanno in galera, e mettiamoli in galera anche noi, se non capiscono, se la civiltà non si riesce a raggiungere attraverso il convincimento, attraverso la cultura, attraverso gli esempi, interveniamo in maniera drastica, fine, non c'è altra strada. Perché il calcio deve fare a meno di questi signori, non soltanto la Fiorentina, che ne farà a meno, e faccio applaudo la dirigenza della Fiorentina per l'immediata presa di posizione decisa, consegnato, come dicevi tu, rifilmato alla questura. Spero che vengano individuati i responsabili il prima possibile, i mezzi ci sono, la tecnologia c'è, quindi è tutto un quadro che abbiamo fatto, nel quale bisogna intervenire, perché stare lì a guardare, chiudo, e dire sono i soliti stupidi, non porta da nessuna parte. E sono stupidi, sono delinquenti, sono quelle che sono, vanno puniti, fine. Beh, questo amico ha tirato in ballo le multe di De Laurentiis ai calciatori del Napoli per l'ammutinamento all'epoca di Ancelotti, e De Laurentiis porta Maximovic in tribunale, ma insomma non c'entra nulla con il discorso che stiamo facendo, con l'argomento che stiamo trattando. Credo di no. Ecco, assolutamente no, lo dico al nostro ascoltatore tempo. Perché qui poi si riesce a indirizzare a modo proprio il discorso su altre strade che veramente non c'entrano nulla. Io prima di concludere questo argomento volevo chiederti, ma esisteva una norma qualche anno fa, ricordi Enzo, che chiudeva i settori che si macchiavano di cori razzisti anche con la condizionale? Quella già era una farsa, ma era comunque qualcosina, insomma, un deterrente. Sì, ma mi pare che qui ci sia un'inchiesta in corso, ma c'è molto probabilmente il Covid ha un pochino allentato l'attenzione, cioè i due anni che abbiamo passato quasi senza pubblico negli stadi ha fatto passare in secondo piano questo tipo di comportamento che pensavi fosse superato, no? Anche quando si diceva ne usciremo migliori, ma che non ne siamo usciti affatto migliori, e quindi magari l'attenzione e la tensione su questi temi, come dicevo, si è un po' allentata. Va ripresa la grande, è tornato il pubblico negli stadi, l'attenzione va alzata. Vorrei che però l'attenzione fosse per tutti, perché ho citato prima episodi su altri campi. Ora c'è un'inchiesta in corso su quanto è accaduto a Firenze, e fanno benissimo, sottolineo benissimo, però non ci possono essere pesi e misure diverse, e le società devono trovare anche una sorta di solidarietà una con l'altra, no? Certo. Ripartiamo, il mio giocatore di colore è uguale al tuo giocatore di colore, e tutti quanti siamo uguali a tutti. E poi questa, cioè, peraltro io vorrei dire, le scimmie sono i nostri antenati, nel senso che noi tutti, a prescindere dal colore della pelle, deriviamo dalle scimmie, non è che... Sì, un signor Darwin l'ha spiegata nell'evoluzionismo la sua, e quindi anche qui è un problema anche di cultura, ma insomma non pretendiamo tanto, pretendiamo che ci sia un comportamento corretto in tutti i settori degli stadi, in tutte, anche nelle curve, perché mi sembra che qualcosa sia stato fatto negli anni, qualche successo è stato ottenuto, se penso diciamo ai miei tempi, 30 anni fa, insomma la situazione era veramente ingovernabile. Piano piano, non ti dico che si è raggiunto una normalità, perché la normalità non c'è, però dei successi li ha ottenuti. Ecco, questo è ancora un settore nel quale invece fatichi, da ricorderete anche quando è successo anche in allenamento, i giocatori del Milan, insomma anche partite amichevoli, sono tanti gli episodi, troppi, però quello che dà fastidio a me è che perché in Inghilterra ci riescono, perché la certezza del diritto, dell'applicazione delle leggi, in Italia, come dicevi tu, si fanno per il momento caldo, e cosa fanno? Fanno una normativa, tirano fuori una legge, avete visto, siamo bravi, poi però bisogna farla applicare, bisogna stare attenti tutte le volte che succedono ad essere, quindi una volta che fai la legge sei felice, mediaticamente sei a posto, hai ottenuto gli applausi, ma non basta. Bisogna essere sul pezzo tutti i giorni. Io ritorno anche al discorso delle celle negli stadi, no? Che all'estero ci sono, io le ho visti, appunto, rinchiusi nelle celle alcune volte, sì, ad Eindhoven per esempio. Sì, hai ragione, una misura troppo drastica, no? Non siamo mica più nell'Ottocento, no? Ma non è vero, perché non ti dico mica di metterli tutti in galera, però sai che ci sono, è un deterrente, e se qualcuno lo becchi, siccome ci sono le forze dell'ordine, ci sono le telecamere, come dicevo, lo impacchetti, lo metti lì
E poi cosa deve succedere in futuro? Ecco, questo è l'ultimo capitolo da analizzare. Se poi becchi questi signori, non li becchi nel momento, li becchi dopo, quindi non c'è più la fragranza di reato e quindi non lo puoi fare, e gli dai un bel daspo a vita, questi signori negli stadi non ci devono più entrare. Questa è una misura che credo che sia l'ultima da prendere, sarebbe dovuta essere la prima. Quindi prendiamo chi sarà beccato a fare certe robe, hai la prova che sei stato tu, nome, cognome, indirizzo, le partite te le vedi a casa, su DAZN, su Sky, in streaming, come vuoi, a casa, seduti in poltrona, perché nello stadio non c'entri più, è a casa tua, e se vuoi ti guardi allo specchio e ti puoi dire faccia di qui, faccia di là, e ti sfoghi con lo specchio di casa tua. Questa è una misura che va adottata, credo, dalla prossima partita. Io fossi un dirigente federale, insisterei su questo, chiederei allo Stato e quindi al Parlamento di adottare una legge immediata di questo tipo. Non c'è altra strada. Azione corrisponde reazione, se l'azione è forte, reazione è forte. Non voglio imitare Spalletti quando disse la famosa frase, ma insomma siamo a questi punti. Senti Enzo, ti chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo un po' di pubblicità, però c'è una domanda tecnica prima di salutarti per te, e non vorrei esaurire il discorso con te soltanto sull'argomento razzismo. Ti possiamo richiamare tra due minuti per l'ultima domanda dal punto di vista tecnico? Quando vuoi, sono qua. Grazie Enzo Bucchioni, a tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Gianluca Gifuni al microfono con voi, Mario Palleggiano in regia, abbiamo Enzo Bucchioni al telefono. Enzo, buon pomeriggio di nuovo. Eccoci qui. Ben ritrovati, eccoci qua. Allora, ciao. Joe scrive e chiede: è più pesante la vittoria del Milan a Bergamo con un Milan che ha giocato bene, oppure quella, lui scrive, stentata del nostro Napoli a Firenze? Per me non è stentata, ma è intelligente, chiamiamola così. Teniamo presente che Atalanta e Milan avevano tutte e due giocato nelle coppe, il Napoli aveva giocato le coppe e la Fiorentina no. Però insomma ti chiede Joe questo, di valutare questo parallelismo, cioè più importante la vittoria del Milan a Bergamo o quella del Napoli a Firenze? Ma parallelismi che faccio mal volentieri, ma se analizzo la situazione, a parte che è stata una grande partita fra Milan e Atalanta, come l'è stata fra Napoli e Fiorentina, se analizzo la situazione e i risultati che ci sono stati, posso dire che la Fiorentina ha battuto l'Atalanta sul suo campo, quindi questo cosa vuol dire? Che comunque il Napoli ha fatto un'impresa a vincere a Firenze come ha vinto, perché la Fiorentina è una squadra che possiamo definire la rivelazione di questo inizio di stagione, e non sbagliamo, soltanto per i punti che ha in classifica è sopra la Juve, è sopra altre squadre che avevano ben altre ambizioni, e soprattutto gioca un calcio moderno, molto aggressivo, può apparire nella metà campo, chiude gli spazi e le linee di passaggio, ti impedisce di giocare. Quindi il Napoli è stato bravissimo, è andato in sotto, è riuscito a reagire con grande personalità, dimostrando anche qui una grande crescita, perché l'anno passato, ricorderete, qualche volta il Napoli si è disunito quando andava in svantaggio, quando aveva delle situazioni controvento, diciamo, e invece qui ha recuperato una partita contro una squadra che ha dei fondamentali molto molto buoni. Quindi credo che sia un altro passo importante questo percorso di crescita, perché il Napoli dà questa sensazione di poter crescere di partita in partita. C'era stato lo stop giovedì in Coppa, e qualcuno ha cominciato a pensare, ecco, visto, questo è già uno spartiacque, invece no, arriva la domenica, due giorni dopo ritrovi il Napoli più convinto, più determinato, che crede in quello che fa. Quindi il posto che occupa è assolutamente consono a quello che sta succedendo, e applausi a Spalletti e al lavoro che ha fatto. Partita complicata, l'ha portata a casa. Grazie Enzo Bucchioni per essere stato con noi. Enzo, buon pomeriggio e buon lavoro. Anche a voi, sempre un grande piacere, a presto a tutti, ciao. Grazie a Enzo Bucchioni. Ricordiamo che Koulibaly non è la prima volta che è vittima di cori razzisti, era successo a Roma con la Lazio, in quella circostanza Irrati, era il direttore di gara, interruppe la partita, sospese momentaneamente la partita. È successo poi a Milano, Inter-Napoli, ricorderete, era il mese di dicembre di qualche anno fa, Koulibaly fu poi espulso per aver battuto le mani all'arbitro dopo
aver subito i cori razzisti dei tifosi di San Siro, e poi è successo l'altro giorno a Firenze in maniera piuttosto evidente. Massimiliano Gallo, direttore del Napolista.it, buon pomeriggio. Gianluca, buon pomeriggio a tutti. E buon pomeriggio al già presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Carlo Tavecchio. Presidente, buon pomeriggio. Buongiorno a lei. Buongiorno presidente. Allora, io leggo sul Napolista, cominciamo un attimo a entrare nel discorso, un articolo con Gravina in foto: il razzismo e la tecnica dello struzzo, Gravina la butta in tribuna col problema culturale. Ora, io devo dire che la Fiorentina con la questura hanno già individuato alcuni elementi, quindi probabilmente riceveranno il DASP, non potranno entrare più allo stadio, e questo è uno dei provvedimenti auspicabili, no Massimiliano? Ma insomma, non si può continuare con il problema culturale, cioè se si deve agire, si deve agire cercando di settorializzare il problema. Il problema culturale esiste perché il calcio italiano, perché il paese dimostra di essere un paese razzista, dopodiché non può essere un attenuante. Quindi c'è un atteggiamento sin troppo morbido da parte delle autorità del calcio italiano, delle istituzioni del calcio italiano nei confronti del razzismo. È passato da pochissimo c'è stato l'intervento della Juventus che ha destato scalpore perché ha allontanato diciamo colui il quale ha insultato i giocatori del Milan, Maignan e Bakayoko, è stato quasi una novità nel calcio italiano. Abbiamo un codice di giustizia sportiva molto, molto particolare perché da un lato è duro nei confronti delle società, però dall'altro prevede una serie di attenuanti e di esimenti nei confronti delle società che dimostrano di collaborare con le forze dell'ordine oppure di sollevare il problema, come ad esempio ha fatto Commisso prima della partita Fiorentina-Napoli. Il punto è che però tu hai citato l'esempio di Koulibaly Inter Napoli a dicembre 2018, ma che cosa è cambiato da dicembre 2018 a oggi? Niente. Cioè, c'è stato il Covid, è stato un anestetico perché hanno chiuso gli stadi, sono stati chiusi, ma in realtà non è cambiato niente, quindi oggi ci ritroviamo con gli stadi aperti e gli stessi problemi, ma non possiamo risolvere col problema culturale, anche perché, questo secondo me è l'unico argomento che può far presa sui presidenti, il razzismo allontana anche gli sponsor. Cioè, il razzismo allontana i soldi dal calcio. Vero, vero. Senti, Massimiliano, questa è una giusta osservazione. Vorrei andare da Carlo Tavecchio, che è stato presidente della Federcalcio e ha avuto ovviamente a che fare con queste problematiche qualche anno fa. Innanzitutto le chiedo un'opinione su quello che è successo a Firenze l'altro giorno e sulla levata di scudi che c'è stata anche dalla Fiorentina, dall'ambiente fiorentino. Insomma, tutti si sono scusati e stanno prevendendo provvedimenti. Però il problema permane. Il problema è semplice, il sistema, il paese ha questi rigurgiti di razzismo e si mischiano con il tifo e diventa un mix brutto. Bisogna intervenire con la giustizia, bisogna colpire e bisogna sanzionare purtroppo con le responsabilità oggettive. E lei vedrà che poi dopo cambiano le cose. Senta Tavecchio, qui in tanti tra gli ascoltatori sono molto attenti, ricordano però che lei nel 2014 ha cancellato da presidente la norma sulla discriminazione territoriale che chiudeva i settori degli stadi. Perché la cancellò a suo tempo? Ma guardi, io avremmo cancellato, noi abbiamo a quell'epoca fatto delle riflessioni che erano contingenti. Io con il 2014, 7 anni fa, anni luce, io avevo appena accettato l'incarico e quindi fu un intervento richiesto dal sistema, non è che è stata la mia iniziativa. Cioè furono le società a chiedere di non chiudere, sì, i settori praticamente. Sì, 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 sì. E lei si adeguò a questo, ma adesso ritiene che invece... Le società volevano assolutamente salvaguardare quello che... la parte economica, lei capisce che se taglia i settori colpiti diventa un problema. E allora poi... oggi non si possono lamentare però, presidente, le società, se hanno chiesto questo 7 anni fa. Sette anni fa avevano le società, innanzitutto i settori erano determinanti per la parte che riguardava l'economia da stadio, e cancellare
settore di quella portata lì era una cosa grossa. E in un momento in cui il problema era grosso, economico, si è cercato di capire, però in questo momento è ancora peggio, quindi io non so cosa possa arrivare da queste situazioni. Veramente grave. Senta Presidente, le chiedo, ma lei ritiene che comunque sia un deterrente importante quello di chiudere i settori, cioè sia una soluzione o no? Il problema è la responsabilità oggettiva. Se lei non è in grado di mantenere una cultura del suo tifo in maniera onesta e seria, paga le conseguenze. Cosa vuole che le dica? Finora la responsabilità non è oggettiva, quindi... Era oggettiva quando si chiudevano diciamo i settori, e poi le società si sono ribellate e quindi hanno costretto diciamo la Federcalcio ad annullare la norma. Questo è successo. La responsabilità oggettiva è la determinante, è l'unica sanzione che per me, dal mio osservatorio, toglie i problemi. Finché non c'è questo, non c'è. Massimiliano, insomma, è incredibile che ci ha svelato quello che è accaduto, perché quella norma di cui parlavamo prima esisteva, è stata cancellata nel 2014, però lo hanno chiesto, ci diceva Tavecchio, che era presidente della Federcalcio allora, proprio i club, quelli che poi si lamentano e che invece dovrebbero, insomma, essere i primi a risolvere la questione. Guarda che comunque il problema del calcio italiano in questo momento è un problema economico, non so se facciamo finta di non dircelo. Io le voglio fare una confidenza: quando ci sono società che hanno perdite superiori, vorrei fare un paragone in lire, è impossibile farlo, è inconcepibile tradotto in lire. In euro è il rapporto dell'euro con la mentalità ancora supporta. Ma lei si immagini 200 milioni di perdite, sono 4.000 miliardi o roba del genere? Faccia il conto, no? È giusto. Presidente, ma in chiusura, lei poi si è pentito di aver cancellato quella norma oggi oppure no? Ma la norma della... Io ho parlato di responsabilità oggettiva in questo momento. Chiudere le sezioni dello stadio significa dargli degli alibi a questa gente qui di non farlo più, e quindi, ma se si lasciano aperti lo faranno ancora. Va bene, Presidente, grazie per essere stato con noi, ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro. Grazie. Grazie a Carlo Tavecchio. Noi siamo ancora in collegamento con Massimiliano Gallo, a cui chiediamo un minuto di pazienza, andiamo in pubblicità e poi torniamo dal direttore del napolista.it. Marte Spotlight. Marte Sport Live. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Mario Palligiano in regia con voi sino alle 14, Massimiliano Gallo, direttore del napolista.it, in diretta con noi. Massimiliano, buongiorno di nuovo. Buongiorno, buongiorno. Hai sentito Tavecchio che insomma ha detto chiaramente quella norma contro la discriminazione territoriale che chiudeva i settori degli stadi fu eliminata nel 2014. Io ero appena arrivato, ha detto Tavecchio, perché mi fu chiesto proprio dai club. Allora a questo punto ti chiedo, non era quella la soluzione oppure è stato un errore eliminarla? Allora, le dichiarazioni che ha rilasciato Tavecchio confermano, adesso mi spiace che lui se n'è andato, che il calcio italiano si presenta come un'industria, e in effetti i numeri confermano che è un'industria, ma è un'industria che non è affidata a dei manager, cioè è un'industria affidata a persone che purtroppo di economia non capiscono nulla. Quindi si guarda l'obiettivo minimo, l'obiettivo a un centimetro, ma non è che se io lascio i razzisti negli stadi io perdo soldi, non guadagno soldi. È quello che Tavecchio e i presidenti non hanno capito. È vero che i presidenti chiesero, ma io ricordo benissimo che in TV si diceva derubricarono a goliardate i cori di discriminazione territoriale. Il punto è che così però gli sponsor si allontanano, perché gli sponsor hanno delle loro policy molto chiare, all'estero molto più rigide che in Italia, ma ormai le multinazionali esistono ovunque, non è che abbiamo aziende che agiscono e operano solo in Italia. Quindi c'è stata una miopia da parte del calcio italiano, e purtroppo questo sconto. Il calcio italiano oggi ha un vero solo manager, che è Paolo Dalpino,
purtroppo anche lui commette una serie di errori, ma tutto attorno vadono solamente a se stessi e quindi si perde di vista il sistema, e perciò ci sono le squadre, le società che sono indebitate, non per altro. E bisogna creare un sistema, bisogna creare come all'estero la possibilità di andare allo stadio e di vivere la partita in un contesto civile. Se questo è negato, le persone allo stadio non ci vanno. Senti Massimiliano, cambiamo argomento, parliamo della bella favola del Napoli, prima in classifica, miglior difesa, secondo miglior attacco, a punteggio pieno, prima in Europa nei grandi campionati europei, unica squadra ad avere il punteggio pieno nelle gare di campionato. Ibrahimovic stamattina in un'intervista dichiara: chi vince lo scudetto? La squadra dove gioca Zlatan. Voglio chiederti se il Milan è davvero la squadra che può impensierire di più a questo punto. Allora, il Milan è una squadra molto forte, costruita molto bene con raziocinio, è la squadra secondo me costruita meglio in Italia, cioè nel senso pensata meglio, pensando al futuro e al presente, perché hanno acquistato giovani forti, stanno giocando senza i due anziani che sono quelli che dovrebbero portare il valore aggiunto, e cioè Ibrahimovic e Giroud, e comunque sono secondi in classifica, e hanno una società molto forte perché hanno anche personaggi importanti, Scaroni, Maldini, adesso non mi sovviene quello che stava all'Arsenal, che è un pezzo grosso del calcio internazionale, e poi Elliott. Quindi loro hanno, secondo me sono la squadra globalmente, tra squadra e società, quelli meglio attrezzati. Bisogna vedere, secondo me, quante partite riusciranno a giocare Ibrahimovic e Giroud. E poi hanno l'allenatore da 3 anni, quindi... Se Ibrahimovic e Giroud giocano 10 partite ciascuno, secondo me non lo possono vincere. Ma se giocano 20 partite ciascuno, perché Ibrahimovic comunque quasi ogni partita fa un gol, diventa complicato, sì. È una squadra, sicuramente, secondo me, la rivale più accreditata del Napoli. Comunque viene fuori da tutta questa discussione che non c'è una posizione netta del calcio italiano nei confronti del razzismo, assolutamente. A Udine, per esempio, in Udinese-Napoli ci sono stati cori che inneggiavano al colera e al Vesuvio, lavali col fuoco, 10.000 euro, appena di 10.000 euro la multa ai danni del club, quindi la responsabilità oggettiva c'è, ma è ridicola se non si chiudono poi i settori degli stadi. Gianluca, il calcio italiano se ne infischia del razzismo, cioè questo è il punto, il calcio italiano è completamente distrutto. E perché la Procura federale apre l'inchiesta, scusami? In questo momento, allora, infatti la vera novità di questa vicenda è stato il clamore mediatico che ha suscitato, in parte secondo me dovuto a DAZN, che DAZN io ho criticato aspramente. Che è britannica, diciamo così, ha un'altra cultura. Però DAZN ha trattato questa notizia con la stessa gravità e solennità che cui sarebbe stata attribuita come dici tu, nelle TV anglosassoni. Quindi secondo me grande merito va dato a DAZN, poi anche alla Fiorentina, e poi a catena, diciamo, si è mosso tutto il resto. Ma la vera novità è questa. La vera novità non è l'episodio razzista, è la reazione. Il clamore che italiano, ma il calcio italiano è indietro, ma è indietro di tanto. E vuole essere indietro, cioè non se ne importa proprio. Se tu parlassi con i presidenti in privato, io credo che nessun presidente di Serie A. Beh, del resto Tavecchio ci diceva che sono stati proprio i club a chiedere fortemente l'abolizione della norma del 2014 che chiudeva in caso di cori razzisti i settori degli stadi, e quindi Tavecchio, che era appena arrivato, però secondo me dimostrando molta debolezza in quel caso e non certamente non spessore. Tavecchio non è che si era presentato anche lui era il presidente lui disse quella frase sui neri, no, nel calcio. Sì, insomma, sì, vabbè, non è che avevamo preso un filosofo, non è che era arrivato ai Decker, va bene. Grazie a Massimiliano Gallo, direttore del Napolista. Grazie Massimiliano per essere stato con noi. Grazie, e andiamo subito da un caro amico, l'inviato del Corriere dello Sport Stadio, Antonio Giordano. Buon pomeriggio, Antonio. Eccomi qua, saluto Massimiliano anche se non mi sento. Non te l'ho fatto salutare, è vero, ma poco fa ti voglio subito coinvolgere rispetto a un argomento. Tavecchio ha detto: nel 2014 io ho abolito
la norma che prevedeva in caso di cori razzisti la chiusura dei settori, la ricordi, no? Fece molto discutere, c'era anche in alcuni casi era una farsa perché veniva fatta la chiusura con la condizionale, eccetera. Lui la abolì, ma non fu io, furono i club a chiedermi fortemente questa abolizione e io ero appena arrivato e mi adeguai. Detto da un presidente della Federcalcio, onestamente è un discorso che insomma mi lascia un po' perplesso, però questo è successo. Ma ti chiedo, non era la soluzione quella oppure è stato un errore abolirla? Ma secondo me era una mezza soluzione, perché è chiaro che in casi del genere rischia poi di essere, come dire, sopraffatto, anche tra virgolette, anche ricattato eventualmente da chi vuole farti del male e intanto chiude il settore. È evidente, tutto ciò implica un discorso molto più ampio che riguarderebbe anche la responsabilità oggettiva. Però io ho colto il senso di quello che dicevate tu prima con Massimiliano. Il problema è un altro, secondo me. Non dico l'indifferenza, però parlerei di insensibilità dinanzi a delle vicende che sono oramai reiterate. Il razzismo negli stadi esiste purtroppo, ne abbiamo avuto la prova provata nel tempo, negli anni. Non dimenticherò mai la sera di San Siro, quella nella quale Koulibaly a un certo punto mi pare venne espulso, se non ricordo male. Per aver battuto fu ammonito prima, poi fu espulso, sì, perché credo arbitro Mazzoleni. Sì, può darsi, perfetto, che io la mia età perda qualche No, tu sei sempre impeccabile da questo punto di vista. Io ti vengo, diciamo, in soccorso eventualmente. Credo che quella sia stata la sera più triste dal punto di vista proprio etico, morale, sentimentale, perché si è raggiunta una vetta difficilmente poi eguagliabile, perché in quella circostanza lì San Siro fu veramente travolto da questa ondata di fischi e ululati. C'era un collega a fianco a me che veniva a fare il Napoli per la prima volta, non gli era mai successo di assistere a una scena del genere. A un certo punto urlò sdegnato: basta, basta, fatemi smettere. E io distingo, l'ho fatto anche sui social, il razzismo dallo stadio dal razzismo tout court, vero e proprio. Cioè, non identifico il razzismo dello stadio nel razzismo delle città, però il razzismo dello stadio è un problema. Cioè, tu dici bisogna settorializzare gli interventi a questo punto? No, è un problema che va affrontato senza neanche settorializzarlo, cioè intervenendo. Abbiamo la possibilità di intervenire? Certo che sì. Ora esiste la possibilità di intervenire, esistono i biglietti nominativi, esistono i responsabili ai quali si può arrivare, esistono le telecamere ed esistono anche eventualmente le dichiarazioni di chi non riesce a sopportare questa insolenza, questa maleducazione che impera nel tuo vicino di banco, verrebbe da dire, oppure di seggiola. E allora il calcio qualcosa deve fare. La Fiorentina ci ha provato, perché le frasi di Gio Barone sono significative, anche le frasi del presidente Commisso, che risalgono a qualche tempo fa, però va fatto fronte comune affinché qualcosa accada, e va fatto fronte comune anche con gli studiosi del calcio, eventualmente ce ne siano all'interno della Lega e della Federazione, si diano una mossa, perché altrimenti diventa una deriva poi incontrollabile a livello sociale, non soltanto più a livello sportivo, come un morbo che si diffonde. Senti, Antonio, Caterina scrive: bravo Giordano, persona integra, intelligente e onesto, grazie per quello che dice. Quindi ti arrivano i complimenti, grazie, di Caterina, che io non conosco ovviamente, ma la salutiamo. La salutiamo con affetto. Caro Antonio, allora, oggi il giudice sportivo deciderà ovviamente sulla Fiorentina, vedremo se ci sarà una multa superiore ai 10.000 euro, ci saranno altre decisioni di diversa natura, però la Fiorentina ha dato alla questura le immagini dello stadio e la questura pare abbia già individuato un paio di personaggi colpevoli, quindi questi avranno il DASPO e sarà già un primo passo verso quello che dicevi tu. E ci fermiamo un minuto, Antonio, e poi ritorniamo da te, perché c'è anche un personaggio che ti vuole dire due cose, va bene? Che non siano minacce. Non lo so, a tra poco. Marte Spotlight. Napoli.
Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Gianluca Gifuni in vostra compagnia, Mario Palligiano in regia, dall'altro lato, dal Corriere dello Sport Stadio, Antonio Giordano, che salutiamo di nuovo. Antonio, buon pomeriggio. Eccomi qua, buongiorno. Non sai quanti complimenti durante la pubblicità ti sono arrivati, caro Antonio. La mia vanità vi ringrazia. Ecco, per esempio, insomma, un saluto al mio amico Giordano, grazie per quello che dici, lo hai detto Caterina, e questi altri amici addirittura ti vorrebbero ogni giorno qui con noi. E quindi io ho detto che poi insomma il devo troppo storpia tutti i giorni con Gifuni diventerebbe dura. Appunto, dico, il troppo storpia dal punto di vista di Giordano nei confronti di Gifuni, ovviamente. Sì. Senti, c'è dall'altro lato un amico, non so se siete ancora amici, non so, che voleva dirti due cose. Ecco. Per la vita, io Antonio Giordano saremo amici per la vita. Ma non volevi minacciarlo, scusami. No, perché dopo che ha parlato della sua vanità, mi inchino al nuovo Alain Delon della Campania. Che lui ringiovanisce ogni anno che passa, diventa. Però ti devo dire una cosa: invecchiando Alain Delon è diventato brutto, Antonio è diventato più bello. Ecco. Allora, Beppe Accardi, agente di calciatori dall'altro lato, buon pomeriggio, Beppe. Buon pomeriggio a tutti. Allora io. Peppe, ma un giorno un libro lo scriveremo. Come? Un libro lo scriveremo un giorno, dai. No, un giorno un libro lo scriviamo, Antonio, senza ombra di dubbio. E diventerà un grande best seller per un motivo, perché l'epoca che abbiamo vissuto noi da vicino credo che sia stata l'epoca più bella della storia dell'Italia e forse anche del calcio. Perciò ne vale la pena. Va bene. Lo farete al più presto e poi ci avviserete, ovviamente, no, caro Antonio. Con calma, con calma. E allora, tu questa mattina ti sei occupato però dei calci da fermo del Napoli, che sta vivendo una bellissima favola. Prima in classifica, miglior difesa, secondo miglior attacco, punteggio pieno, unica squadra in Europa nei grandi campionati europei ad essere a punteggio pieno. E 4 gol assegnate da palle inattive con il Genoa Petagna, con Udinese Juventus Koulibaly e con la Fiorentina Rachmani. Questa mattina hai analizzato questo aspetto, caro Antonio, sul Corriere dello Sport, unitamente a, diciamo così, lo schema desunto dal Borussia Dortmund che ha portato Rachmani al gol del vantaggio e della vittoria con la Fiorentina. Sì, ma quando Peppe dice che noi abbiamo vissuto un bel tempo del calcio, dice una cosa che mi emoziona. Io ho avuto la fortuna, ero un bambino, 18 anni, entravo nello spogliatoio dell'allenatore. Cioè proprio dentro, dopo l'allenamento. E che gli dicevi, scusa? No, stavo lì, ascoltavo, parlavo, chiacchieravo, poi sono cresciuto un po'. Mi chiamava ancora bambino, Viciani. Bambino, perché avevo 20 anni e lui quasi 60. Una delle prime cose che imparai fu che il 60% dei gol nel calcio arrivavano schemi da palla inattiva, e una delle posizioni più belle, Peppe forse se la ricorda, anche se lui poi arrivò dopo a Cala, e la costruì Viciani alla fine degli anni 70, inizio anni 80. Si giocava sul triangolo, c'era un uomo sulla palla, uno che fingeva di prendere la rincorsa, partiva, andava oltre la linea della barriera, c'era uno tipo Fabian Ruiz a Udine invece che si riceveva il pallone da chi stava sul triangolo, sul punto di battuta, e poi chiudeva il triangolo. Paolo Chirco, che non aveva un piede sensibile, fece 5 gol quell'anno in Serie C, tutti così. Dopo qualche anno, una decina, forse 15, io quella punizione l'ho rivista fare al Valencia. Non ricordo se era il Valencia di Rafa Benitez o fosse quello del suo predecessore. Il calcio è cambiato, ma è rimasto uguale. Spalletti ha avuto il merito di ringiovanire, di rinnovare una pratica che probabilmente per certi versi nella spettacolarità era stata abbandonata. La punizione di Udine è un inno all'arte. Si segna anche così. Va bene, insomma, si segna anche così ed è molto bello, andatelo a leggere l'articolo di questa mattina. Caro Beppe Accardi, questa bella favola del Napoli che qualcuno vorrebbe sporcare con il razzismo, e invece noi cerchiamo di non, di andare avanti, ovviamente, e di pensare al campo. Allora ti chiedo, qual è in questo momento tra le squadre che hai visto
quella che può insidiare il primo posto del Napoli, il Milan che ha battuto giocando molto bene l'Atalanta Bergamo, per esempio? Guarda, io inizio di campionato dissi che le due squadre che erano candidate al titolo, secondo me, sarebbero state il Napoli e il Milan, con probabilmente l'inserimento dell'Inter o dell'Atalanta. Ma per quale motivo? Allora, il Napoli ha ripreso un percorso con un allenatore, stranamente sembra che il connubio Toscana-Campania funzioni, no? Perché ogni volta che viene un allenatore toscano in Campania comunque riesce a fare delle cose importanti, probabilmente anche l'aspetto caratteriale dei toscani, che riesce a sposarsi bene col popolo campano, ma soprattutto con De Laurentiis. Sono due squadre che hanno due allenatori che sono riusciti a dare più che idee di gioco, perché a me mi viene da ridere quando sento parlare sempre di idee di gioco, no? Più che idee di gioco, che è riuscito a dare la convinzione ai propri giocatori di essere dei giocatori importanti. E questo è una cosa che va oltre agli schemi, che va oltre al modo di giocare. Sono degli allenatori che sono riusciti a coinvolgere i propri giocatori proprio dal punto di vista dell'atteggiamento mentale, della sincronia per una logica di calcio, a volte forse anche di vita, che fa sì che diventino delle squadre comunque importanti e perfette. Tutto si gioca su equilibri che vanno al di là del calcio, sulla credibilità di uomini che riescono assieme all'allenatore a trovare quelle giuste alchimie che fanno sì che diventino delle squadre che lotteranno fino alla fine per il titolo. In più, non ci dimentichiamo una cosa sul Napoli, che sembra probabilmente, o che è sempre stata lasciata probabilmente in secondo piano. Ma secondo me l'intelligenza di Spalletti, oltre alle sue capacità e cose varie, qual è stata? È stata quella di mettere dentro il suo staff degli uomini che erano già stati a Napoli e che avevano già lavorato con Sarri e che conoscevano già l'ambiente, per riuscire anche ad anticipare i tempi della crescita della squadra e di quei giocatori. E questo è sicuramente un vantaggio in più che si sono ritrovati ad avere. Antonio, Lorenzo Insigne ha sbagliato l'ennesimo calcio di rigore, succede a chi li tira praticamente tutti da anni, però pare oggi sul Corriere dello Sport c'è un focus molto interessante, perché pare che insomma, si sia messo a studiare ancora più attentamente i portieri delle squadre avversarie sui calci di rigore, per cercare di sbagliare il meno possibile. No, allora mi invito a studiarli, voglio ribaltare il fronte. Dato che i portieri studiano gli attaccanti e quelli che li tirano, il modo in cui li tirano, forse è arrivato il momento anche che gli attaccanti studino i portieri e dove vanno, se batteggiano all'angolo e se restano in piedi fino all'ultimo momento e se hanno una predilezione. Tanto le statistiche ora sono più accessibili, perché con la televisione, con Y-Scout vedi di tutto. È certo che però ne ha sbagliate qualcuno di troppo rispetto a quella che è stata la sua media del passato, e forse qualche domanda è inevitabile che se la stia ponendo. Anche se, devo dire la verità, la parata di Dragoschi con la mano di richiamo è stato un paratone in occasione del rigore dell'altro giorno, eh? Cioè, non è stato un rigore tanto sbagliato, non è stato un errore quello. Ha parato molto bene Dragoschi, che si era gettato a destra, il pallone stava per entrare, ha alzato la mano sinistra. Sì, aveva tirato il rigore più o meno alla stessa maniera contro Cragno, se fate caso. Sì, vero. Però Cragno non allunga la mano di richiamo, come dici tu. Bene, io volevo capire da Beppe Accardi, insomma, visto che non ne abbiamo discusso, questo primo posto del Napoli invece è frutto di che cosa? Cioè, di una squadra rivalutata da Spalletti anche nelle alternative, di un Osimhen spaventoso, di una magia che si è creata, di una tattica che sin dal ritiro ha creato Spalletti, cioè quella di un tocco massimo due nella manovra, immediatamente verticalizzare. Cioè, è frutto di cosa questo primo posto? Sicuramente è frutto di una maschera. Ecco, non ti sentiamo bene, Beppe, però. Sicuramente ecco. È frutto della magia che ha creato Spalletti nel creare un ambiente vincente e nell'esaltare le qualità dei giocatori. Poi sai, il fatto che gioca un tocco, le grosse squadre giocano tutte a un tocco, a due tocchi. Le grosse squadre accelerano, anticipano, fanno girare la palla velocemente,
lui ha dato quella consistenza e consapevolezza ai giocatori che possono vincere il campionato. E quando tu hai dei giocatori di queste qualità, è un attaccante che va oltre, perché Osimhen è un grandissimo attaccante. Quando l'anno scorso il Napoli preso Osimhen, forse voi mi faceste una domanda cosa pensavo di Osimhen, e dissi che era uno degli attaccanti più forti che c'erano al mondo. Quando tu hai dei giocatori del genere, devi solo fargli credere in qualcosa e fargli credere in un progetto e farli diventare squadra. Spalletti in questo è stato bravissimo. Senti Antonio, ma adesso il Napoli è il Napoli di Osimhen o è ancora il Napoli di Insigne? No, per me è il Napoli di Spalletti. Ecco. Io continuo a pensare che gli allenatori diano l'impronta più di qualsiasi altro calciatore, a meno che tu non ti chiami Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. E comunque dentro questa enormità del talento dei giocatori appena citati poi ci devi mettere per il resto l'organizzazione, perché altrimenti il PSG a Rennes non perderebbe, no? Certo. Può succedere, questo non significa che Pochettino non abbia dato organizzazione. Primo tempo, se vincono 2-0 non hanno rubato nulla, traversa, gol mancati, qualcosa del surreale, e poi non ti chiedi come mai abbiano perso. Però gli allenatori contano, e contano sempre tanto, e si vede da piccole cose. Prima Beppe ha detto una cosa straordinariamente vera e anche bella: quanto conti l'aspetto psicologico, cioè la ricostruzione di una credibilità che un giocatore può aver perso. Faccio due nomi: Rachmani e Fabian Ruiz. Rachmani l'anno scorso ha debuttato con il Cagliari a gennaio, poi cominciato una partita dall'inizio, sembrava un uomo da rottamare, poverino, cioè gli abbiamo scritto quello che era giusto si scrivesse, ma soprattutto lì ha percepito che non c'era più intorno a sé la fiducia. Oggi Rachmani è il titolare del Napoli, l'ha fatto accomodare in panchina Manolas, mister 36 milioni di euro. Fabian Ruiz a Napoli, a un certo punto, ogni volta che toccava il pallone, prima che chiudessero gli stadi ovviamente, s'avvertiva quel brusio che Insigne conosce bene quando preparava il tiro a giro, no? Oggi è intoccabile, insostituibile. Antonio, Carlo scrive: sarò il primo a comprare il libro, clonate Antonio Giordano e Beppe Accardi, potreste fare una coppia e avrete la pensione assicurata. Tutti una trasmissione radiofonica. Vero. Come la vogliamo chiamare? Da Antonio a Beppe? O Beppe Antonio? Beppe e Tonio, dai. Ma chiamiamo Giaccardo. Giaccardo, giusto. Grandi, competenti e persone vere, io lo comprerò per secondo. E adesso dobbiamo salutarci, però sapete chi sta per arrivare? Lo dico anche a voi. Sta per arrivare il gruppo di Vincenzo De Onestis, qui il signore degli infissi, il signore degli scherzi, e poi Stella, lei. E ogni volta che arriva Stella, che è splendida, dovete sapere, caro Beppe Accardi e caro Antonio Giordano, io le dedico questa canzone di Antonello Venditti, che si chiama Stella proprio. Ecco. Quindi prima che viene in onda la devo dedicare a lei, non posso fare altrimenti, capito? E fai bene. Grazie ragazzi. Stella che cammina. Ciao Beppe Accardi, ciao Beppe. Ciao Antonio, un abbraccio. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Ciao. Buon pomeriggio e buon lavoro Antonio Giordano. Guardate che arriva su Radio Marte, meglio di così, perché poi le stelle ci fanno sognare, e quindi è lecito sognare? Sì, non è troppo presto, sognate con il Napoli primo in classifica anche dal punto di vista sportivo. Siamo in chiusura, grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiano in regia, voi per la cortesia attenzione. Adesso arriva il gruppo degli infissi, gli scherzi, con la stella e la meteora che ci fa sognare. Quindi un grande pomeriggio su Radio Marte da Gianluca Gifuni, è tutto e come sempre con simpatia, buon pomeriggio. Marte Spotlight.